ottavo inning, Renato Imperiali in seconda, Peppe Mazzanti in prima, Tor Torres sul box, strike. Zero eliminati, ottavo inning. Deve essere cambiato il ricevitore, ma sei Bertagnon, eh? Sei Bertagnon. Bertagnon a ricevere. Dovrebbe essere Bertagnon. Non ci interessa. A noi ci interessa Torres. No, doppio gioco. Uno. Meno male. Meno male. Meno male. Meno male. Ma pure me era tirato un secondo. Meno... Perché era lenta e era arrivato il corridore. Ha preferito fan out. Però mini in base non fa mai battuto l'aglio. Niente, niente, infatti. Bono Danilo Sanchez. L'abbiamo preso per questo, per fare battute valide, tripla corona in Nicaragua. Una volata. Pure un lancio pazzo sarebbe buono, è tutto buono. Tutto buono, dai. Pure? Pure che c'è di buono, Ari? Pure la caffettiera è buona, là. Tutto buono. È tutto buono. Ball. Un out. Vediamo se il Nettuno, non lo diciamo, non lo diciamo che ha portato sempre mali, siamo scaramantici. Palla interna, l'altro po' prendeva Giannetti, l'arbitro chiama... Io l'ho vista anche leggermente alta, tra l'altro, eh. Vabbè, comunque, sta di fatto, siamo uno pari. L'arbitro spera oggi... Per un per cazzo. Di Nettuno. Pure. E certo. Devo stare lì. Era uguale, identica a quella di prima. Ma dato uguale. Stavolta chiama il secondo ball. Stefano, pensaci tu a farsa valida. Perché dopo, sa, andare con due eliminati non è un bel vedere. Squeeze. Mamma mia, niente, 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 nemmeno un gioco. Porca accidentolina, mannaggia la maremma, bucaiola impestata. Qui la telecronaca al bar del baseball è, non è assolutamente di parte, giusto Paolo? Salutiamo anche Fabio Mariani che per la prima volta si collega al bar del baseball. Su Rimini nel momento cruciale, Corradini aveva quasi preso la palla, non fa niente, non fa niente, va bene così, bravo bravo, un saluto a Ron Pizzanello, Paolo, saluto a Pizzanello che ci sta seguendo dagli Stati Uniti, tanti saluti a Ron. Oh, colpito, colpito Corradini, colpito per lui.
caro Paolo, caro Ariel, qui abbiamo sedi. E andiamo al bar! E andiamo al bar! Andiamo al bar! Andiamo! Il nostro pensiero Mario Vinci! Caressa! Alla finale del 2006 andiamo a Berlino, Giuseppe, andiamo tutti a Berlino. Un eliminato, Mercuri colpito, Giannetti sul sacchetto di seconda, Mario Trinci con un strike. Salutiamo Carina da Dubai, che anche lei tifa Nettuno. Salutiamo anche Bruno. Oh, abbiamo 10 e anche Masha. Abbiamo 11 persone che ci stanno seguendo in diretta. Salutiamo tutti quanti. Vi aspettiamo questa sera allo Steno Borghesi. Purciari, 2 euro costava il biglietto oggi. Sotto lo stadio. Ariel, dici com'era lo spot per la pubblicità di questa sera, per venire allo stadio, per incoraggiare i tifosi. Dici, venga. Venghino. Ball. Cosa ha detto? Il cielo stellato poi? Sotto un cielo stellato di Nettuno, lo Steno Borghese. Vi aspettiamo con ansia. Sono rotte! Palla lenta, secondo strike. Strike, no, secondo eliminato. Stacchiamo Trinci, secondo eliminato, e il posto per l'organizzazione sono Roelio Maldonado. Roelio Maldonado, 2 su 3 oggi, ha messo una palla sul materassino nel primo turno di battuta, è valso un doppio. Risultato 4-2, Bruno, 4-2. Primo strike. 4-2, Bruno. Salutiamo anche il direttore sportivo Gianluca. Palla lenta. Secondo strike. Altro punticino? E sì. Certo. Sì, perché loro dopo c'hanno Flores, Ramos e Maiora. C'hanno tutte e tre a batteria forte. C'hanno la batteria forte, ma noi abbiamo Red Rod. Comunque al momento abbiamo Roelio Maldonado. Palla mancata, eccola! Eccola la mancata. Lancio pazzo. Comunque i corridori avanzano di una base. Ora un singoletto che sarebbe un singoletto. Fine ottavo, Bruno, fine ottavo. Un altro lancio pazzo qui chiedono. È tutto buono. Qui il pubblico fa i complimenti al nuovo acquisto settimanale del patron Fortini. È il patron Ari, il patron del Nettuno Baseball City. Palla esterna, non ci provare, spera. Patron. Stava. Una persona quanti c'ha
difende il piatto Maldonado, fortunatamente prende il manico, altrimenti stai cauto. Bruno sempre all'ottavo inning, 4-2 Bruno. Chi è che si è fatto male? Chi è che si è fatto male? Ti ha preso la pallidata sullo stinco? Eccola! È una palungolina! Che grande! No! Incredibile! Maldonado ha messo la palla sulla linea di uscita di pochi centimetri! Di pochi centimetri! Poteva valere un triplo! Era un triplo! La fortuna non ci assiste! Stavamo parlando di Bozzi! È uscita fuori! Ma come è uscita? È uscita proprio di poco! Anzi, io pensavo che varia dentro della metrata, invece... Non ho contestato nessuno. C'hanno proprio un culo. Stanno... Sono fortunati, fortunati. Beh, anche addirittura oggi hanno pubblicato in pieno centro stavano dei castori a Nettuno, c'erano documentati, dei castori a Nettuno, sì, castori. Anche loro stavano villeggiando a Nettuno. Con la coda lunga. Testa muscia. E ci sono 10 persone che stanno vedendo in diretta. Testa muscia praticamente. Qualcuno che sta ascoltando, ci chiedono qui i tifosi se avete sentito parlare dei castori. Con la coda. Con la coda? A testa muscia. Eccola! Eccola! Ciao. Corradini sta cercando la palla la off speed tra curve, cambi e forchette. A testa morta. Ora... Maldonado giustamente va a difendere le stronzate che dicono. Masha ci dite. Masha e Ozzo. Masha dice le stronzate che state dicendo non si possono sentire. Masha e Ozzo. Noi siamo il bar dello sport, fortunatamente. È il bar del baseball, quindi è tutto aperto. Il bar del baseball. No, è Masha. Carissima amica. Bravo, bravo Maldonado, gira tutto. Un saluto a Mascia. Di certo qui il bar è molto allegro oggi. Soprattutto per la barista. Dopo l'ultimo acquisto del padron. Ammazza che acquisto. Non ci compra i giocatori, però ha fatto grandi acquisti al bar. Io penso che questo video, dopo questo video non mi faranno più entrare lo Steno Borghese. Un'ascia, battuta valida, linea di Maldonado. Sulla terza base anche questa esce di 30 cm dal sacchetto di terza base. Maldonado sta difendendo alla grande il suo turno di battuta. Anche detto Burbrini. A cavallo, come si avvenga? Maldonado non si guarda in bocca. No, Maldonado. A Maldonado non si guarda in bocca, dicono qui. I tifosi. Per gli amici di Urbriner. No, palla all'esterno centro, però. Il terzo di Nato, il terzo di Nato, il 4, 2.